Siamo qui nella sala degli specchi del bellissimo Palazzo Zapata in piazza Trieste e Trento a Napoli, sede dell'Università Telematica Pegaso. Tra poco sarà presentato il libro Il tempo e la storia, il sud e l'identità perduta di Antimo Manzo e Ida edito dalla Pironti. Stanno per iniziare i lavori e il moderatore sarà il direttore del denaro Alfonso Ruffo. Sono qui con uno degli autori del libro che si presenterà oggi qui a Palazzo Zapata nella Sala degli Specchi. Il libro è Il Tempo e la Storia. Il signore Antimo Manzo è appunto uno degli editori insieme al, all'altro professore, Itolo Talia. Allora, la, la domanda più scontata, il contenuto di questo libro? Per, per aiutarvi a, a comprendere un po' il contenuto di questo libro, forse è utile anche leggere il sottotitolo dello stesso. Cioè Il Sud e l'Indignità perduta. Cioè il libro è una rilettura storico-economica del Mezzogiorno, concentrandosi in particolare nei cinque secoli del regno, cioè dai Normanni fino agli Aragonesi: per cercare di individuare le cause e gli effetti di questa storia particolare del Mezzogiorno d'Italia eh, sulla realtà attuale perché noi diciamo, riteniamo che una delle caratteristiche eh, o una delle debolezze particolari del Mezzogiorno sia la sua, eh, la sua scarsa autonomia, autonomia dei ceti sociali, autonomia dei territori, autonomia del, delle istituzioni. E quindi come questo, questo risultato eh, si è determinato nel tempo e come quindi eh, la ricostruzione storica ci aiuta a comprendere meglio eh, non solo la storia ma soprattutto le difficoltà e le prospettive che ci aspettano. Quindi voi avete analizzato un po' tutta la storia del passato attraverso una parte delle varie dominazioni, siete passati dai Normanni, agli Svevi, agli Aragonesi, agli Angioini e qui tutto questo ha inciso sulla situazione attuale di questo sud così diverso dal nord? Ma sicuramente sì, per due motivi. Innanzitutto in quello stesso periodo storico, Uh, in Italia, dal centro-settentrionale, c'era la storia dei comuni e la storia delle signorie ed educati, mentre invece nel sud c'era il regno, c'è cioè quindi una forma politico-istituzionale profondamente diversa. Tra l'altro anche con tutte dominazioni stranieri, non abbiamo mai avuto un re napoletano piuttosto che siciliano che calabrese. E quindi questo ha determinato, secondo noi, uh, diversi effetti, ma quello che più uh, ci ha sorpreso e cioè, ci colpisce perché è quello che poi lo ritroviamo nel, nel momento attuale è questo rapporto di estraneità tra i cittadini e lo Stato, se non di ostilità vera e propria tra i cittadini e lo Stato. Questo perché? Perché è una storia di dominazioni. E questo forse oggi tante cose non sono cambiate, anche se non c'è quella dominazione la situazione continua a essere diciamo, negativa per il sud. È certo perché questo rapporto di estranità e di debolezza quindi civica e sociale del Mezoglio, noi la ritroviamo continuamente. Ovviamente non siamo quelli che eh, sia per storia che per convinzione culturale si, si rassegnano. E quindi noi riteniamo che il mezzogiorno deve innanzitutto guardare a se stesso e quindi far diventare la questione meridionale una questione dei meridionali, cioè una questione nostra ritrovare l'autonomia, ritrovare la convinzione e quindi ricostruire dal basso il, una nuova realtà che oggi ci manca completamente. I fruitori di questo libro potrebbero essere anche dei giovani a livello scolastico? Ma sicuramente insomma, il libro indubbiamente è complesso, lo bisogna riconoscere perché ha cercato di eh, evidenziare fenomeni di, di lunga durata e quindi eh, anche approfondendo questo aspetto. Però insomma, riteniamo anche che è stato scritto in una forma abbastanza semplice e leggibile, quindi i giovani, diciamo di fine liceo o di fine istituto, istituto superiore sicuramente possono essere eh, lettori ideali. Sono con il professore Itolo Talia, già professore ordinaria di eh, geografia urbana e pianificazione territoriale presso la Facoltà di Scienze Politiche della nostra Università Federico II di Napoli ed è uno dei due autori di questo libro che presentiamo oggi, Il tempo e la storia. Abbiamo già parlato col suo coautore del perché di questo libro e del contenuto. Con lei voglio approfondire. Ulteriormente la tematica perché eh, mh, sapere un po' qualcosa dei rapporti ecco, tra il territorio e la storia sociale. Sì, è un rapporto molto stretto, quasi condizionante per molti secoli. L'isolamento, il dilavamento delle acque, terremoti, le, 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 pia, le, pa, le piane costiere. Eh, non bonificati tutto questo ha compromesso largamente la storia e il destino di queste terre meridionali e solo nell'Ottocento, iniziando dal Settecento e poi nell'Ottocento diciamo, il territorio ha assunto un volto più gentile per così dire, in sostanza poi su questo ha favorito la grande proprietà, quindi il permanere come dire, di una grande proprietà prima feudale, poi borghese. Assenteista. Questo è un elemento molto importante per capire la particolare antropologia del meridionale o dei meridionali, sia pure senza generalizzazioni, ma comunque senza condanne a prioristiche. Invece, professore, per quanto riguarda il rapporto tra le classi dirigenti e le autonomie locali, prima e ora. Sì, ancora col microfono. Professore, invece, per quanto riguarda il rapporto tra le classi dirigenti e le autonomie locali, prima e dopo. Sì, è una storia del tutto particolare, quella del mezzogiorno delle autonomie locali. Cioè, noi non abbiamo avuto il comune, il comune nell'accezione centro-settentrionale dell'Italia. Abbiamo avuto l'università, che in sostanza era una comune, però, come dire, condizionato da una presenza del feudalesimo prima, della ricca, anche dopo le versioni della feudalità questo comune ha sempre come dire, mantenuto un certo livello di debolezza, non solo, ma era un comune prevalentemente, se non agricolo, sempre agricolo, quando uh, ha manifestato una sua autonomia, è stata sempre, bisogna attendere uh, i Napoleonidi, bisogna attendere per vedere prima le versioni della feudalità e poi la ristrutturazione nella rete amministrativa meridionale, pensi lei che dal momento dell'unità 1860-60-61 Napoli contava circa mezzo milione di abitanti, la seconda città del Regno era Foggia che contava 21-23 mila abitanti, quindi questa mancanza, come dire, è una rete urbana ha infisciato la possibilità, ha compromesso la possibilità di avere una borghesia, questo ha compromesso anche che questa borghesia agraria fosse anche una borghesia imprenditiva. Questo circolo vizioso, chiuso, ha lasciato, come dire, sulle nostre spalle, sulle spalle di quelle che sono venute dopo, tutta una serie di problemi, che poi sono esplosi al momento dell'Unità d'Italia, nel momento in cui le due facce, della diversa storia si sono confrontate. Professore, oggi non si parla più di questione meridionale, perché? Ma non se ne parla più un po' per le delusioni che abbiamo avuto. Ma la questione meridionale esiste, cioè esiste una parte del Paese che è arretrata rispetto all'altra. Ovviamente non esiste più una questione meridionale indifferenziata, ci sono delle regioni che bene o male hanno intrapreso una via, non dico dello sviluppo, ma di un miglioramento generale delle condizioni di vita, per esempio l'Abruzzo, il Molise, parte anche la Basilicata, rimangono tre regioni, che sono tre regioni importanti, tre regioni chiave, o forse quattro nel mezzogiorno, certamente Campania, Calabria e Sicilia, forse la quarta in una certa misura è la Puglia. Perché non se ne parla più? Un po' perché diciamo, con la creazione delle regioni si è ritenuto che questa autonomia, che poi si è trasformata in piccoli stati, potesse sopperire alla mancanza di una politica generale per il Così non è stata, basta vedere insomma, la storia locale della Regione Campania. In sostanza, nel libro, autonomia non ha significato per nulla crescita. Le, le, le dico una cosa, il giovane Salvemini... Diceva che bisogna dare autonomia a tutti i livelli, dalla regione alla provincia, ai comuni, ai, ai comitati di quartiere. E questo era giovane. Nella vecchiaia scriveva: Ci ho ripensato, non sono più autonomista da vecchio perché ho conosciuto i ceti dirigenti meridionali. Chi erano questi ceti dirigenti meridionali? Era gente appunto in mancanza di quel capitale sociale che invece si rinveniva in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna. L'incapacità in sostanza di progettare, programmare, eseguire e spendere bene e correttamente. Sono con il dottor Alfonso Ruffo che è direttore del Denaro e che oggi è qui in veste di moderatore alla presentazione del libro Il tempo e la storia. Il suo parere su questo libro che in effetti non è altro che una rivisitazione della storia, della situazione storica del passato per poi spiegare tante situazioni anche negative del nostro presente. Sì, è un contributo a una migliore maggiore conoscenza eh, dei motivi che poi hanno portato ad una situazione eh, non piacevole della, eh, diciamo della quotidianità della Napoli di oggi, perché Napoli eh, non riesce a trovare una sua strada per un governo efficace delle cose, perché Napoli perde pezzi, perché la sua classe dirigente è nascosta o va via e tutto questo ovviamente ha delle radici che si cercano di rintracciare nel libro. Dottore, l'attenzione che la sua rivista, la rivista di cui lei è il direttore, appunto dà presta a questi temi che si trattano nel libro di oggi. Beh, noi abbiamo da sempre un'attenzione forte rispetto a questi temi. Il denaro nasce nel 1991 proprio per dare voce alle realtà del mezzogiorno che avessero più forza e vitalità e per accompagnarle eh, anche in termini di visibilità e di affermazione, di legittimazione. Eh, ovviamente il tempo passa, i problemi restano. Questo può essere anche un po' frustrante, ma non per questo noi smettiamo di lavorare intorno al tema. Sono con l'onorevole Valeria Valente, che è qui presente oggi alla presentazione di questo libro. Un libro che analizza attraverso il tempo eh, le varie situazioni storiche, economiche e sociali, per poi confrontarle con quella, quella presente e analizzarne le negatività, che sono più delle positività. Ma intanto si sì, prova, devo dire, un tentativo mh, sincero. Eh... Ambizioso quello di ricostruire un po' le ragioni di questo ritardo e di questo divario tra nord e sud del paese, lo fa guardando soprattutto ad alcuni secoli, in modo particolare al, al medioevo, al periodo del medioevo in tutto il mezzogiorno: quelle che sono state le dominazioni di quel periodo e come, soprattutto, quelle dominazioni hanno in qualche modo determinato la mancanza di autonomia, ecco del mezzogiorno, soprattutto mortificando eh, la nascita. Di una classe dirigente autonoma vera dentro le città, mentre al nord crescevano tante città, al sud invece queste città venivano soffocate, e poi eh, questo ha determinato forse un debole capitale sociale. Ecco, io direi che forse il parallelo più interessante è proprio su questo terreno. Capitale sociale: oggi molti dicono che nel Mezzogiorno c'è un capitale sociale inutilizzato, quindi forse nel corso del tempo sicuramente questo capitale sociale è stato si è costruito anche se con tante fragilità e contraddizioni nel corso del tempo ma oggi questo capitale sociale tutto sommato ce lo abbiamo, ce lo abbiamo forse mortificato e forse è da lì che dovremo in qualche modo ricominciare con un investimento serio a partire dalla formazione dalle nostre università eliminando lì un divario enorme che c'è tra investimenti che ci sono nelle università del nord e università del sud per provare a rilanciare e ritrovare in modo adeguato quel capitale sociale necessario a determinare una riscossa del mezzogiorno, facendo leva ovviamente sulle migliori risorse che abbiamo nel mezzogiorno, chiedendo quindi a noi tutti uno sforzo. Io credo che però questo sforzo non si possa esaurire, lo dico molto francamente, in una cosa esclusivamente del mezzogiorno, ma in una logica nazionale, quindi anche un centro che riconosca queste potenzialità e con coraggio ci investa senza più ambiguità. Allora sono con il dottor Gianni Lettieri che è un imprenditore, presidente di Fare Città, nonché capo dell'opposizione al Comune di Napoli. Oggi qui alla presentazione di questo libro che appunto eh, analizzando il passato attraverso le varie dominazioni che si sono succedute analizza la situazione attuale. E la situazione attuale che certo è quasi del tutto negativa ma per la quale forse ci potrebbero essere delle soluzioni tra poco le elezioni e noi speriamo tanto, noi utenti nei cittadini che qualche cosa venga proposta Beh, Per la verità questo libro che presentiamo oggi ci insegna una cosa leggendolo si parte dal 1000 e quindi medioeva oggi che i problemi purtroppo non sono cambiati, Quello, i problemi che attanagliavano il nostro territorio all'epoca e che impedivano lo sviluppo, parte di quei problemi ci sono ancora oggi. Abbiamo una classe dirigente eh, e le istituzioni che non lavorano per sviluppare il territorio e questo è un grave problema, il Comune di Napoli è una dimostrazione. E purtroppo invece noi abbiamo bisogno di creare imprese, di creare sviluppo, di creare lavoro. Io onestamente devo dire che sono stufo di sentire i nostri ragazzi, a chiunque capita in famiglia, nella mia famiglia, nella sua famiglia, nella famiglia di chiunque, i ragazzi che dicono basta, me ne vado, non stare più a Napoli perché non trovo lavoro, non c'è una famiglia che non ha questo problema all'interno, questa cosa non è più sopportabile, anche perché ogni giovane che se ne va, ogni ragazzo che se ne va è una ricchezza che noi perdiamo. Ecco, lei sta parlando di giovani, però lei so che si occupa di giovani ancora più giovani, addirittura con dei progetti, lei è già stato presidente dell'Unione Industriale di Napoli, di progetti che riguardano addirittura i bambini, in che modo? Io credo che per risolvere il proprio del mezzogiorno Abbiamo bisogno di imprese. Al nord c'è un'impresa ogni 7 abitanti, al sud c'è un'impresa ogni 80 abitanti e quindi abbiamo bisogno di più imprese. Bisogna trasmettere ai bambini la mentalità di fare impresa: non devono più crescere con questa mentalità distorta della ricerca del posto fisso, devono fare impresa per creare posti di lavoro. Io ho instaurato questo premio che si chiama Piccoli imprenditori crescono, distribuisco da quando ero presidente degli industriali di Napoli un volumetto alle scuole elementari e medie e ogni bambino alla fine del volumetto dove gli insegniamo a fare imprese scrive un progetto imprenditoriale e noi premiamo i primi cinque progetti imprenditoriali. Poi mi rivolgo ai bambini per un solo motivo. Io quando sento dire che i nostri giovani sono il nostro futuro, mi viene da ridere, i nostri giovani sono il nostro presente, i bambini sono il futuro, i giovani dobbiamo lasciarli lavorare, ah, io mi amo, amo circondarmi di giovani perché quello è il presente, quando si parla di futuro si parla di bambini, non di giovani. Lei l'ho presentato anche come presidente di Fare Città, di che cosa si occupa? Fare Città è un'associazione che è nata subito dopo le elezioni di quattro anni fa. Si interessa il territorio, è una società, un'associazione senza scopo di lucro, ha un comitato tecnico-scientifico formato da professori universitari, ricercatori, avvocati, imprenditori, la segretaria generale Fiorella Zabatta che è una professoressa universitaria e all'interno di, di questa società, di questa associazione si chiama Fare Città, creiamo una serie di eventi all'anno, uno il più importante si chiama Prima Napoli che ha raccolto circa 60 associazioni del territorio per fare progetti e creare sviluppo nella città di Napoli. 9 corsi di laurea, 7 sedi d'esame, 200 poli didattici. Iscriviti e studia in modo semplice con il nuovo metodo 3.0. Il sistema online adatto ai giovani, ai lavoratori, alle famiglie. Raggiungi il tuo obiettivo. Visita subito il sito www.unipegaso.it.